Sapevate che inizialmente anche per lo Spider-Man di Tobey Maguire erano previsti lanciaragnatele? Infatti le ragnatele organiche sono stata un'idea dell'ultimo minuto. Durante lo sviluppo del primo film della trilogia, i lanciaragnatele fecero quasi parte del film. Vennero infatti sviluppati parecchi concept art, e in alcuni di questi viene appunto mostrato come inizialmente era stato pensato lo spararagnatele. Questo design non è sicuramente avanzato come gli altri, noterete come la qualità sia effettivamente molto bassa rispetto a quelli di Tom Holland, per esempio. Inizialmente ho detto che le ragnatele organiche erano state un'idea dell'ultimo minuto, proprio perché era stato realizzato un dispositivo funzionale alla realizzazione del film. Grazie a questa scena del trailer del 2001 possiamo infatti visualizzare come i lanciaragnatele fossero stati effettivamente rimossi dal film. La ragione per cui i lanciaragnatele vennero effettivamente rimossi è perché Sam Raimi pensava che avesse più senso avere ragnatele organiche come potere dato dal morso del ragno.